protest movement grew into an armed conflict. Look, my friend, what you see in Syria, write and speak. If you see bad, please speak bad. If you see good, please speak good. Media in Syria say a Syrian temple built nearly 2,000 years ago is now a pile of rubble after the terror group ISIS rigged it with explosives and blew it up. Oggi parliamo di una guerra vera non ancora conclusa e che forse sta un pochino scivolando nel dimenticatoio mediatico. Già dal minutaggio di questo video potete avere perlomeno un'idea del lavoro che questa storia ci ha richiesto. È stato anche grazie al sostegno dello sponsor di oggi, Conflict of Nations, che siamo riusciti dopo mesi di lavoro a realizzarlo. E con Conflict of Nations avrete a che fare anche voi con una guerra finta, però. Con questo gioco di strategia militare PvP disponibile sia su PC che su app mobile avrete la possibilità di prendere il controllo di una moderna nazione esistente, armarla e condurla allo scontro anche contro altri 128 giocatori, in partite che possono durare settimane grazie alla modalità di scontro real time su una mappa mondiale isometrica e fedele all'originale. Potete decidere la strategia che ritenete migliore, affidarvi alle solide alleanze o a una furia guerriera, sviluppare le vostre specialità belliche, scegliere le migliori unità per il vostro esercito e molto altro. In fin dei conti la guerra non è soltanto armi e battaglie, ma economia, logistica, politica, lo vedrete presto in questi due docu-video sulla Siria. Cliccate sul link in descrizione e avrete subito un mese di abbonamento premium gratuito e 13.000 unità d'oro in dono. L'offerta è valida soltanto per 30 giorni, quindi fate in fretta. Tranquilli, non succede nulla se decidete di conquistare il mondo giocando per l'Italia. Conflict of Nations, però, ci ricorda che la guerra esiste e purtroppo oggi bisogna tornare a parlare di conflitti reali. Quindi, iniziamo. Allora, non essendo ancora conclusa, la guerra in Siria, c'è da fare una premessa per questo video e anche per il prossimo, è stata uno degli argomenti più difficili che io abbia mai affrontato. Ogni libro che provavo ad analizzare pretendeva di avere la verità, quella assoluta. Questi due video non l'avranno. Ho passato settimane a cercare report e notizie che fossero il più scevri possibili da condizionamenti di partigianeria, ma è stato impossibile. Ho perso tempo a leggere PDF, articoli, saggi che si smentivano l'un l'altro. Si parlava esclusivamente delle colpe dell'Occidente, non si menzionavano mai le controversie di Assad o i crimini di guerra della Russia, ma ho perso anche tantissimo tempo nel leggere apologie passioniste unicamente pro-Occidente, dove era palese il sotterramento dei fatti, o perlomeno di alcuni fatti, dove si tratteggiava una realtà esclusivamente in bianco e nero di angeli, l'Occidente difensore delle presunte libertà, e demoni, il regime di Assad, dove stranamente si omettevano le reali motivazioni dell'intervento straniero in Siria. Quando parliamo di media, questo è appunto il termine più adatto, narrazione. E quindi alla fine, dopo settimane di ricerche per trovare una quadra, e anche perché io comunque dovevo terminare il mio saggio sui dittatori, non potevo certo perdere ulteriore tempo, per trovare una quadra con cui costruire un video lineare comprensibile per tutti, anzitutto per me, ho deciso di schematizzare nel modo più semplice possibile i motivi che stanno alla base della guerra. Poi, sia chiaro, sarete voi a farvi un'opinione, e se già l'avete, dubito che con questo video riuscirò a dissuadervi, anche perché non è il mio intento, come con tutti i miei altri video. Qui, come vedrete in questa storia, c'è una cosa certa: propaganda da tutti gli schieramenti. Abbiamo provato mesi fa a chiedere un'intervista a chi è stato sul campo in Siria, sul fronte, nomi di reporter interessanti sono diversi, ma purtroppo siamo stati rimpallati senza risposte certe. Un muro di gomma. Sarà un video quindi molto lungo, quando l'ho registrato tra l'altro ero pure senza voce, quindi direi perfetto. Faccio le condoglianze a Matteo che dovrà editarselo tutto da solo. Ma partiamo dagli eventi chiave su mappa. Prima delle proteste nel 2011, tutta la Siria è in mano al governo di Bashar al-Assad. Da marzo 2011 e per tutto il 2012 cominciano a spuntare gruppi antigovernativi, alcuni dei quali armati e finanziati da governi stranieri che, neanche un anno più tardi, avrebbero tolto metà del controllo nazionale ad Assad. Nel 2013, con il vuoto di potere creatosi a nord-est, la situazione è molto diversa. A nord entrano in campo i curdi e a est si infilano i gruppi estremisti jihadisti dal vicino Iraq. E non solo. Ma è nell'ottobre 2015 che il regime di Assad raggiunge il punto più basso della guerra. Un terzo della nazione, tranne la capitale e le coste occidentali, è finito infatti in mano al califfato islamico, mentre i curdi a nord hanno già consolidato le loro postazioni. Dal 2016, con l'intervento russo, con i rifornimenti dell'Occidente ai curdi e con gli attacchi delle porte aeree nel Mediterraneo, lo Stato islamico perde i suoi possedimenti conquistati.
In questa nuova fase, che parte proprio dal 2017 fino ad arrivare a oggi, il regime di Assad riesce a compiere la svolta, riesce a riprendersi, con il continuo sostegno della Russia, buona parte dei territori persi, attestandosi sulle sponde occidentali dell'Eufrate. E ad oggi il paese è diviso in quattro aree: quella governativa di Assad, quella in mano ai curdi nel nord-est, al di là dell'Eufrate, cioè la regione del Rojava, quella dell'area intorno alla città di Idlib, gestita dal governo di opposizione, il cosiddetto governo di salvezza siriana, e infine il nord-ovest, più una striscia centrale, de facto sotto controllo turco, da quando Erdogan ha deciso di smuovere l'esercito nel 2016. C'è poi una piccola sacca nel deserto del sud-est, la base militare di Al-Tanf, occupata da circa 200 soldati americani. E se proprio vogliamo considerarle, ci sono le alture del Golan, che per legge sarebbero siriane, ma che de facto sono state annesse da Israele negli anni 80. In questi 11 anni di guerra si sono formati due macro blocchi contrapposti. Il blocco Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Turchia, Israele, Qatar e Arabia Saudita, tutti diretti contro Assad e di riflesso contro l'Iran, e infine quello composto proprio da Iran, Hezbollah in Libano e Russia, che hanno fornito armi, soldi e supporto militare ad Assad. Il risultato di questa trama è stato il far diventare la Siria un esperimento su vasta scala, un campo di battaglia dove le potenze straniere hanno testato guerriglie e armamenti in previsione di altri scontri futuri. Stando alle stime più realistiche, almeno 400.000 siriani sono rimasti uccisi nel conflitto, senza contare quasi 5 milioni di profughi all'estero e quasi 7 milioni di sfollati interni, su una popolazione che nel 2011 ammontava a quasi 22 milioni di persone. I rapporti dell'ONU stimavano che già nel 2013 la Siria fosse regredita di almeno 40 anni a livello di sviluppo umano. L'aspettativa di vita media sarebbe scesa da 70 a 55 anni. Centinaia di luoghi, tra cui 6 siti del patrimonio mondiale UNESCO, sono stati danneggiati o distrutti. Pensiamo ai templi di Bel e Baal Shamin, rasi al suolo dai jihadisti nel 2015. Quindi come si è giunti a tutto questo? Dunque, i problemi della Siria vanno ben oltre le divisioni etniche e settarie. La Siria è un paese giovane in una terra antica. Pur vantando due delle più antiche città abitate dall'essere umano nella storia, cioè Damasco e Aleppo, la Repubblica Araba di Siria, in quanto tale, ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia soltanto nel 1946. Negli anni post Prima Guerra Mondiale, il Medio Oriente venne sottratto agli ottomani e diviso, a tavolino, con il patto Sykes-Picot. Ai francesi toccò proprio la Siria. Come tutti gli stati creati dal righello delle potenze coloniali, anche la Siria è diventata il contenitore di etnie e religioni, pur riuscendo a preservare nel tempo un'impostazione laica a differenza dell'Arabia Saudita. Da molto tempo la Siria è a maggioranza sunnita, più del 70%, ma possiede una minoranza di derivazione sciita, che è ufficialmente al potere. Questa minoranza è quella alawita, si tratta di circa 3 milioni di persone. Ci sono ovviamente altre minoranze etno-religiose, 1 milione di drusi, 2 milioni di cristiani ortodossi e i curdi, sunniti per lo più, a nord. I primi a comprendere la possibilità di fare leva sulle divisioni etniche non furono tanto i francesi, quanto gli statunitensi, nell'immediato post-guerra. Come riportato dalla rivista Time, la storia delle interferenze straniere in Siria comincia poco dopo la sua indipendenza, con un colpo di stato organizzato da Washington per rovesciare il governo di Shukri al-Kuwatli. Questo portò a una successione di governi militari di breve durata, fino a quando negli anni 60, con un colpo di stato, arrivò sulla scena il Partito Socialista Panarabista del Baath, lo stesso che in fin dei conti avremmo trovato pure in Iraq con Saddam. Con esso, nel 71, si sarebbe affermato Hafiz al-Assad. Il clan degli Assad appartiene nei fatti alla minoranza sciita alawita, ma qui c'è da fare una precisazione. Come sottolineato dal Guardian, chi trae veramente vantaggio dal fatto che gli Assad siano alawiti è soltanto la ristretta cerchia di funzionari e parenti, non certo l'intera comunità alawita siriana. Il che è una bella differenza. Dalla presa di potere di Hafiz al-Assad, la Siria si è sviluppata sui binari dell'autocrazia a partito singolo, il Baath. Human Rights Watch l'ha classificata come uno degli ultimi paesi al mondo per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani. Nei decenni la propaganda baathista ha fatto sì che i cittadini fossero inondati da un'unica narrazione, quella della casata degli Assad come protettori della nazione, senza che fosse ammissibile un punto di vista diverso. Anzi, chi solo provava a metterlo in dubbio finiva nel mirino del Mukharabat, i servizi segreti, e finiva torturato nelle prigioni disperse del deserto di Palmira, come quella di Tadmor. Tra le tante reti clientelari, Hafiz si dimostrò un tipo scaltro. Scese a patti con una classe di mercanti artigiani che abitava nelle principali città. L'accordo era: voi non mi rompete le palle e io non le rompo a voi.
la mia filosofia di vita. Allo scopo del quieto vivere, il regime lasciò così che non soltanto sunniti, ma anche cristiani e drusi ricoprissero incarichi ministeriali di alto livello, dal vicepresidente al ministro degli esteri fino al ministro della difesa. Questo creò una forte base di sostegno nella popolazione che trascendeva la semplice affiliazione religiosa. Per inciso, non stiamo parlando delle minoranze curde turcomanne da sempre emarginate e perseguitate in Siria. Nella Siria degli anni Ottanta, corruzione e povertà erano, sì, gravi problemi, ma la più grave minaccia era anzitutto rappresentata dalle ideologie estremiste sunnite, incarnate da partiti politici di stampo islamista che puntavano a una radicalizzazione del paese e all'abbandono della laicità imposta del Baath. E così come Saddam Hussein con i curdi nel nord dell'Iraq, anche Hafiz al-Assad non si fece problemi a sfoderare la violenza bruta per evitare qualsiasi tipo di insurrezione. Un esempio fu nell'82, quando un'organizzazione fondamentalista sunnita, la Fratellanza Musulmana, tentò di prendere il controllo della città di Hama con una rivolta, prontamente soppressa con forza dall'esercito governativo di Assad. Tuttavia, è nel massacro di Hama che emergono le prime incongruenze della nostra storia. Alcuni media, come ad esempio Al Jazeera, che è un chiaro strumento della propaganda qatariota, hanno sempre riportato che il numero di morti uccisi dal regime varierebbe tra i 10 e i 40.000 individui. Non solo Al Jazeera, ma tanti altri analisti occidentali hanno appoggiato questo conteggio da vera e propria mattanza. Stando invece a un rapporto pubblicato 3 mesi dopo l'accaduto, dalla stessa Defense Intelligence Agency americana, il numero di morti in totale ammonterebbe a circa 2.000 persone, di cui massimo 400 membri affiliati alla stessa Fratellanza Musulmana. Quale che sia la verità, si tratta di una forbice decisamente iperbolica. E qui qualcuno una sparata decisamente grossa. O il Pentagono, o i mezzi di informazione. Per motivi di tempo non possiamo concentrarci sulla storia della Siria di Hafiz, il focus di questo video è la guerra del 2011. Sta di fatto che le simpatie e rapporti filosovietici del regime di Hafiz provocarono non poco disappunto tra le potenze occidentali. Ancora peggio quando negli anni Ottanta l'allineamento della Siria con la neonata Repubblica Islamica Iraniana e il suo sostegno a Hezbollah in Libano nella sua guerra contro Israele indussero l'amministrazione Reagan a valutare seriamente un intervento ai danni del governo siriano. Tanto che nel 1983 una nota informativa della CIA raccomandava di aumentare drasticamente la pressione sul governo siriano, dato che Assad era visto, e qui si cita, come un martello sugli interessi americani in Libano e nell'intero Golfo. La necessità, qui continuava la nota, era quella di orchestrare una minaccia militare credibile contro il regime siriano. Hafiz riuscì comunque a tenersi alla larga da infiltrazioni straniere e la sua scaltrezza emerse ancora una volta quando con il crollo dell'Unione Sovietica nel 91 la Siria corteggiò con abilità gli Stati Uniti, ne appoggiò la coalizione a guida occidentale creata per contrastare l'invasione irachena del Kuwait e benché il sostegno a una potenza occidentale sembrasse un abbandono dei principi del nazionalismo arabo, Hafiz agì da vero manipolatore. Assestò un colpo basso a uno dei suoi nemici di lunga data, cioè Saddam, e al tempo stesso riallacciò i rapporti con il Kuwait e con l'Arabia Saudita, che in cambio gli offrirono prestiti e sussidi, in un periodo quando l'economia socialista siriana stava soffrendo molto, senza più il sostegno dell'Unione Sovietica. Le cose però cambiarono nel 2000, quando Hafiz morì per un attacco cardiaco. In origine l'erede designato di Hafiz doveva essere il primogenito Bassel, ma questi era morto in un incidente d'auto nel 94 e così la scelta era ricaduta su Bashar. Bashar, che in realtà era un oftalmologo laureato in un college di Londra, venne inizialmente accolto dai media occidentali con una buona dose di ottimismo, come l'uomo che avrebbe trasformato la Siria da autocrazia pseudo-socialista a moderna democrazia. Ma fu un'occasione sprecata. La cricca alawita vicina al regime non desiderava questi grandi cambiamenti. Per i dirigenti alawiti il rischio era quello di dare troppo potere alla maggioranza sunnita, di vedersi linciati in pubblica piazza al momento di un eventuale cambio di regime. Soltanto nel 2006 Assad avviò una prima modesta serie di riforme economiche, una sorta di piano quinquennale che alcuni speravano potesse addolcire la pillola verso l'economia di mercato. Alcune zone di Damasco e Aleppo videro spuntare moderni centri commerciali, hotel, ristoranti all'occidentale, un netto contrasto con il disastro nel vicino Iraq. Alcune riviste addirittura si azzardarono a definire la Siria la rosa del deserto medio orientale. Ma sotto la superficie scintillante delle grandi città siriane i problemi erano evidenti. Il taglio improvviso dei sussidi di lunga data che,
avevano anestetizzato l'economia socialista di Hafiz e anche poi del figlio, colpì duramente le aree rurali e povere del paese, e la mancanza di soldi portò inevitabilmente una buona fetta di contadini siriani ad aprirsi alle branche più conservatrici, quelle insoddisfatte dell'Islam, al salafismo. Questo declino fu ulteriormente aggravato da una pesante siccità registrata tra il 2006 e il 2011, che costrinse molti agricoltori a migrare in massa verso le città e vivere in vere e proprie tendopoli. Nel 2010 il 30% dei siriani viveva al di sotto della soglia di povertà e l'11% al di sotto del livello di sussistenza, e i livelli di disparità in termini di ricchezza erano tra i più marcati di tutto quanto il Medio Oriente. Chi beneficiò quasi del tutto delle poche riforme di Assad furono le famiglie legate al regime, che poterono così accumulare grandi ricchezze a scapito della maggior parte della classe media siriana. Infatti Bashar non aveva fatto altro che ultimare quel passaggio iniziato dal padre, da uno stato semi-socialista a uno stato semi-capitalista clientelare. In quella nazione traballante, il peggior pericolo straniero per il regime di Assad affiorava dai confini orientali, l'Iraq. Invaso dal 2003 dagli americani e verso i quali Bashar si era rifiutato di prestare assistenza. Nope. L'allora sottosegretario di Stato John Bolton, come ripicca per il mancato supporto di Assad, ebbe la fantasmagorica idea di inserire la Siria nella famigerata lista dei paesi che componevano l'asse del male, listone stilato dalla presidenza Bush. Questo fatto fu confermato dal generale Wesley Clark, che era stato informato da un funzionario del Pentagono del fatto che già nel 2001 vi erano state discussioni su un eventuale cambio di regime da attuare in 7 paesi nell'arco di 5 anni a partire dallo stesso Iraq. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. Assad temeva che il cambio di regime in Iraq avrebbe portato alla creazione di uno stato filo occidentale ai confini est della Siria, rafforzando non solo l'influenza regionale americana, ma anche, per estensione, quella israeliana. E a quel punto, secondo la visione di Assad, nulla avrebbe vietato a Israele di incoraggiare Bush a fare contro la Siria quanto già fatto in Iraq nel 2003. Assad, quindi, sotto banco, facilitò il flusso di estremisti in Iraq per destabilizzare l'occupazione statunitense, e in tutta risposta l'amministrazione Bush sanzionò e isolò la Siria, condannandola a paese che fomentava il terrorismo globale. Eppure, nonostante le pressioni, un cablogramma divulgato da Wikileaks e scritto dall'ambasciatore americano in Siria nel dicembre 2006 mostrava una realtà ben diversa. E qui si cita: la conclusione è che Bashar sta entrando nel nuovo anno in una posizione più forte rispetto a quella in cui si trovava diversi anni fa. Ma questi punti di forza comportano anche, o talvolta mascherano, delle vulnerabilità. Se saremo pronti a capitalizzarle, ci offriranno l'opportunità di interferire con il suo processo decisionale, di tenerlo in bilico e di fargli pagare un prezzo per i suoi errori. E infatti l'anno successivo, il 2007, Bush ufficializzò questa nuova linea politica quando ammise in un discorso del 10 gennaio: per avere successo in Iraq è necessario difendere la sua integrità territoriale e stabilizzare la regione di fronte alla sfida degli estremisti. Questo lo si inizia affrontando il problema dell'Iran e della Siria. Non a caso, Arabia Saudita e Israele recepirono l'antifona del signor Bush e scelsero di stringere un'alleanza di convenienza contro Bashar. L'isolamento internazionale imposto alla Siria fu però in realtà un errore di calcolo, perché istigò il regime ad avvicinarsi proprio a chi non si voleva, cioè l'Iran, anch'esso ostracizzato da Washington. Assad promosse infatti l'idea che, lungi dall'essere un asse del male, Iran, Hezbollah e Hamas in Palestina fossero un asse della resistenza contro Stati Uniti e Israele. Questa rete di accordi era la prima delle tante crepe nell'unipolarismo che i neoconservatori americani speravano di creare con la fine del bipolarismo Stati Uniti-Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Gli anni però tra il 2003 e il 2011 rivelarono l'opposto, cioè una forma embrionale di multipolarismo. L'impopolare fallimento della guerra in Iraq, la crisi finanziaria del 2008, la crescita della Cina, il ritorno della Russia di Putin e l'ascesa di Turchia, Qatar, Iran e Arabia Saudita puntavano tutti verso questo mondo sfaccettato. E la guerra in Siria, così come le rivolte in tutto il mondo arabo, avrebbe fatto parte di questo grande cambiamento globale. E poi nel 2011 ci fu una nuova crepa nell'unipolarismo, which called for all necessary measures to protect Libyan civilians from the forces of Muammar Gaddafi.
quando nel 2011 il Nord Africa e il Medio Oriente furono sconquassati dalle presunte primavere arabe, si commise l'errore di etichettarle semplicisticamente come delle rivolte contro il potere del dittatore di turno. Si trattava però di una narrazione selettiva, perché le proteste in realtà, esclusa quella fetta di popolazione che effettivamente chiedeva maggiori libertà politiche, più cibo e una migliore qualità di vita, coinvolgevano molti conservatori, molti islamisti, il cui semplice obiettivo non era favorire l'arrivo della democrazia, bensì liberarsi della dittatura per piazzarne un'altra basata sulla legge islamica. L'errore dell'Occidente fu un tipico bias culturale, definire quanto accadeva banalmente come una rivoluzione. Questa misinterpretazione dei... Esatto, misinterpretazione da osservatorio neologico della lingua italiana. Misinterpretazione dei fatti era ben sintetizzabile da questo titolo del Time. Primavere arabe, sta nascendo una rivoluzione in Siria? Peccato che chi avrebbe davvero beneficiato di questa pseudo-rivoluzione sarebbero stati i gruppi estremisti. Le prime proteste scoppiarono a Dara, nel sud, quando un gruppo di ragazzi venne arrestato dalla polizia per aver lasciato su un muro la scritta «Dottore», riferito ad Assad, «Sei il prossimo». Alle manifestazioni per il loro rilascio, le autorità risposero con la forza, uccidendo diverse persone. Fu la miccia che innescò le proteste nelle altre città, e i disordini diventarono così l'occasione per personalità come il ben noto Anwar Raslan, condannato recentemente all'ergastolo in Germania, di macchiarsi di crimini contro l'umanità. Nel caso di Raslan, che a Damasco gestiva una prigione dell'intelligence siriana, la Corte di Giustizia lo ha ritenuto colpevole di aver organizzato stupri e torture su almeno 4.000 persone. Un macellaro di professione, come diremmo qui. Lo squallor, però, non infangava soltanto un singolo lato della medaglia. La nascita nel 2011 dell'Esercito Libero Siriano, in origine un esercito di disertori delle forze armate governative, venne spacciato al mondo come un semplice gruppo di soldati rivoltosi, quando nei fatti molti di quelli, che più tardi confluirono tra i suoi stessi ranghi, non erano altro che cellule sotto copertura di Al-Nusra e dello stesso Stato Islamico. Alla fine del 2013, un giornalista britannico molto critico verso Assad osservò su Business Insider che l'Esercito Libero Siriano era diventato in breve tempo un'impresa criminale, i cui leader erano così ben pagati da non voler desiderare la fine della guerra. Bastò veramente poco affinché soldi e armi entrassero in una Siria sull'orlo di una guerra dal sapore più di conflitto per procura che di semplice scontro civile. Sembrava effettivamente il copione della Libia. Dall'esterno ci fu infatti un grande flusso di soldi. Lo sponsor principale di quelle proteste, proprio come in Libia, era stato il piccolo Qatar, che sperava di abusare di manifestazioni pacifiche e legittime per far piombare la Siria nel caos. Visitate il Qatar. I mondiali sono dietro l'angolo. Nel 2013 il Financial Times riportò che il Qatar aveva investito fino a 3 miliardi di dollari per sostenere proprio l'opposizione di Assad. Inizialmente soltanto i quotidiani contrari alla guerra pubblicavano notizie di questo tipo, come anche quelle secondo cui le forze speciali americane, francesi e britanniche stavano addestrando i ribelli dell'esercito libero siriano. Tutto questo mentre gli aerei dell'Occidente consegnavano alla Turchia volontari libici e armi già utilizzate in Libia da trasbordare direttamente in Siria, attraverso quella che il giornalista Seymour Hersh definì la Red Line, cioè la linea dei ratti. Bisognerà aspettare il 2013 per vedere comparire quelle stesse notizie anche in quotidiani, diciamo così, più tradizionali, tra cui il The Telegraph, dove si riferiva per la prima volta che il governo saudita aveva permesso a decine di jihadisti connazionali di recarsi in Siria. Nel 2014 la stessa BBC riportò la dichiarazione pubblica dell'allora vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo cui l'Arabia Saudita e la Turchia avevano finanziato i gruppi armati salafiti in Siria, tra cui Al-Qaeda e pure lo Stato Islamico, con l'intento di rovesciare l'infedele regime di Assad. Mi raccomando, visit Saudi Arabia. Io non dimenticherei neanche le dichiarazioni dello sceicco saudita Adnan Arour, il quale invocava la guerra santa contro quegli alawiti, secondo lui troppo liberali, in Siria. La cosa alquanto imbarazzante era tuttavia l'atteggiamento indulgente dei media nei confronti del termine jihadista. Da subito gli estremisti venivano etichettati come ribelli, e non per quello che in effetti erano. Una tattica psicologica che faceva eco al film Gioventù bruciata, dove un James Dean nei panni dell'affascinante ribelle combatteva per i propri valori sentimentali. Si sa che la parola ribelle attecchisce meglio sull'opinione pubblica e che è meglio parlare per ossimoro di ribelli moderati e non di jihadisti o terroristi sanguinari. In questi casi sarebbe sempre utile ricordarsi da quali ceneri e da quale paese distrutto emersero gruppi come l'ISIS. E soprattutto come quel paese è stato incenerito, da chi?
Ah, ma questo non si può dire, vero? La contraddizione spiccava ancora di più quando gli stessi quotidiani definivano terroristi quei ribelli che prima venivano liberati di prigione dall'esercito di Assad e poi confluivano nel moderatamente ribelle esercito libero siriano. Ma ovviamente erano terroristi soltanto perché Assad li aveva liberati di prigione, non perché sbuzzavano la gente. Chiaramente per Assad liberare terroristi aveva un duplice beneficio. Lo aiutava nella sua propaganda di al lupo, o meglio al terrorista, sostenendo la sua propaganda secondo cui chiunque fosse contro il regime era in automatico un jihadista, e poi lo incentivava a seguire il famoso adagio del Ndokoyo Koyo, nella convinzione di poter generare caos tra le forze non governative con elementi instabili come terroristi. Terroristi con cui, alla fine di questa sagra casereccia, Assad strinse comunque degli accordi, per esempio quelli di acquisto del petrolio e del gas nel 2015. Abbiamo tutti gli elementi tipici della guerra indiscriminata, dove nessuno è amico o nemico. Parlando tra l'altro di amici e nemici, così come per l'Arabia Saudita che appoggiava i jihadisti nella loro crociata, anche l'Iran non si tirò indietro nel supportare Assad, figuriamoci. Con i soldi dei satanassi persiani, in Siria affluirono mercenari afghani, libanesi di Hezbollah e iracheni sciiti, tutti uniti appassionatamente nella mattanza. L'obiettivo iraniano risiedeva non tanto nell'aiutare il piccolo povero Assad, quanto nel creare un lungo corridoio che dalle propaggini occidentali dell'Iran potesse unire sciiti iracheni, Siria e Libano. Un lungo ponte tra Teheran fino al Mar Mediterraneo. Nel 2018 l'inviato israeliano alle Nazioni Unite dichiarò che vi erano più di 80.000 miliziani sciiti pagati dall'Iran, un dato che poi non è neanche mai stato smentito dal governo di Assad. E a casa mia chi tace acconsente? Oppure sordo, ma dipende. I soldi, e non i sordi, attirarono i gruppi ribelli, quelli moderati, nelle periferie siriane dal 2011, e i principali erano questi. Al-Nusra, in sostanza la versione siriana di Al-Qaeda, Ahrar al-Sham e Jaish al-Islam. Poi c'era tutto un mosaico di piccoli agitatori nascosti. Il Wall Street Journal definì uno di questi gruppetti, la Brigata Farouk, come pi-sunniti, piuttosto che degli islamisti che si macchiavano di atrocità, poi confermate dalla stessa Human Rights Watch. Il giro di boa di questa ipocrisia mediatica subì un durissimo colpo nel 2015, quando la stessa Washington ammise l'esistenza di un programma autorizzato 2 anni prima da Obama, l'operazione Timber Sycamore. In sostanza si trattava di una delle più grandi operazioni sottobanco del Pentagono, costata, secondo Foreign Affairs, oltre $1 miliardo. Soldi che ufficialmente servivano per mandare armi ai ribelli, ma abbiamo già visto che non tutti i ribelli erano moderatamente carini come James Dean. Tutto sommato lo diceva Sun Tzu, sottomettere il nemico senza combattere è l'acme dell'abilità. Non di meno, neanche 2 anni più tardi, la Casa Bianca sospese il programma di armamento e creazione di una forza antagonista in Siria, spiegando che il Congresso aveva stanziato $500 milioni, senza però produrre gli oltre 5.000 combattenti desiderati per il 2015 e gli altri 15.000 previsti per il 2016. Purtroppo ancora oggi molti dettagli del programma, che è tuttora segretato, sono sconosciuti. In alcune interviste su YouTube, l'ex ministro degli esteri del Qatar, Al-Thani, ha ammesso che sotto la direzione degli Stati Uniti vi era effettivamente una sorta di cooperazione tra le agenzie di intelligence del Golfo intero per incoraggiare l'insurrezione nei primi anni delle presunte primavere arabe. Un'altra voce interessante era quella dell'ambasciatore indiano in Siria quando affermò questa cosa. Of course it never came out in the media. Many of the Gulf countries opened through the prison doors open and sent all their Al-Qaeda type people to Syria. Gave them weapon, gave them money. They said don't come back before Assad is overthrown. I mean, this happened, this was confirmed to me by a senior UN official. Deporre Assad implicava che le rivolte nelle regioni più povere aumentassero oltre misura. Come logico, questo fece aumentare oltremodo anche la risposta violenta del regime. Da questo screenshot di una lista di vecchi video YouTube, la macchina della propaganda siriana e russa hanno più volte preso di mira i cosiddetti caschi bianchi, ufficialmente la Difesa Civile Siriana, cioè un'organizzazione umanitaria di circa 3.000 volontari che hanno tirato fuori centinaia di persone dalle macerie. La propaganda di Assad, di regime, incolpava
accusava i caschi bianchi di essere al soldo delle potenze straniere per un motivo, perché con le telecamere sui caschi e con la loro prontezza, i volontari documentavano tutto ciò che poteva nuocere alla narrativa di guerra siriana e russa. I filorussi e gli alt-right diranno che i caschi bianchi erano propaganda anti-regime, ma a me non me ne frega un cazzo. Assad, dal canto suo, sapeva di poter contare sui propri mezzi di comunicazione, così da ritagliarsi l'immagine di difensore imperterrito in una vera e propria guerra al terrore. Eppure, lo sforzo non bastò. L'incompetenza del regime e il massacro di 15 civili per mano delle forze di polizia davanti alla moschea di Dara fu un autogol di Assad che i media occidentali colsero subito al balzo per cavalcare l'ondata mediatica delle proteste e spingere sull'emotività dell'opinione pubblica di Europa e Stati Uniti. Assad oppure diamo fuoco al paese, tuonò pochi giorni dopo il massacro lo slogan del Wall Street Journal. Era quello l'inizio della strumentalizzazione di una rivolta iniziata per cause civili. Strumentalizzazione che poi lo stesso regime avrebbe sfruttato a modo suo per dire che l'attacco alla moschea era stato compiuto da cecchini anonimi. Vi ricorda forse qualcosa? Forse l'attore più obiettivo a commentare la situazione fu Stratfor, una delle principali società di intelligence private americane. Stratfor avvisò che, sebbene fosse certo che le forze governative avessero ucciso civili indifesi a centinaia, non vi erano prove sufficienti per parlare di una situazione diversa dalla normale, tra virgolette, repressione che aveva contraddistinto la storia siriana dal 1970 in poi. Stratfor sottolineava la cosa in questi termini. I gruppi di opposizione siriani sono impegnati in un'aggressiva opera di propaganda per promuovere l'idea che la comunità alawita si stia spaccando e che il regime siriano stia crollando dall'interno. La maggior parte delle affermazioni si è rivelata grossolanamente esagerata o semplicemente falsa. E più avanti, le forze di opposizione siriane hanno tutto l'interesse a rappresentare un massacro imminente. Sperano di replicare le condizioni che hanno portato a un intervento militare esterno in Libia, per impedire, questo all'epoca, alle forze di Gheddafi di radere al suolo la roccaforte dell'opposizione a Bengasi. Tuttavia, il regime di Assad ha calibrato la repressione per evitare proprio questo scenario. Diciamo che in prospettiva Assad è un Gheddafi che ci ha creduto abbastanza da tenersi salva la pellaccia, grazie ovviamente ai suoi amici Iran e Russia. Purtroppo però nella guerra i massacri sui civili ci sono stati, a Tremse, a Daria, Aleppo, Ghouta, ma fu un continuo rimbalzo di responsabilità. L'esercito siriano che si giustificava dicendo di attaccare le forze antigovernative e gli antagonisti che accusavano il regime di uccidere civili. Allora, esagerare o sminuire il numero di vittime civili è stato infatti un altro grande problema. Da un lato, per esempio, la Clinton o anche il senatore repubblicano McCain hanno parlato di 250.000 siriani vittime del regime di Assad. L'allora segretario generale Ban Ki-moon ha supportato questo dato, ma nella verità dei fatti non avrebbe attribuito tutte le morti esclusivamente all'esercito governativo. Tuttavia, l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani è andato molto più nel dettaglio. Numeri, per la precisione, sempre negati dal regime e che quindi stridono con quelli forniti dalla propaganda siriana. Di 160.000 civili, 128.000 sarebbero stati uccisi dagli uomini di Assad, 12.000 dai missili della coalizione americana, quasi 10.000 dalle bombe dei russi, 5.000 dai terroristi dello Stato Islamico e circa 500 dall'aviazione israeliana. Se anche i dati fossero manipolati politicamente e gonfiati a favore dell'una o dell'altra parte, quel che è certo è che nessuno è stato esente da tanta disumanità. Il Guardian è stato uno dei pochi quotidiani a pubblicare a un certo punto un articolo dotato di un buon senso. Le Nazioni Unite non hanno torto sul fatto che il conteggio dei corpi possa essere un indicatore prezioso in una crisi. Il problema è che sempre più il bilancio delle vittime viene strumentalizzato per preparare interventi tra virgolette umanitari sostenuti dall'Occidente in Medio Oriente e in Nord Africa. È giunto il momento di smetterla con i conteggi delle vittime inaffidabili. Come sono stati verificati questi decessi? Sono combattenti? Chi li ha uccisi? Come facciamo a saperlo? Numeri senza contesto servono solo a incitare e intensificare un conflitto per portare una carneficina ancora maggiore. Il 29 aprile 2011 l'eco mediatico delle violenze sui civili indusse così l'amministrazione Obama a firmare un ordine esecutivo con cui imporre sanzioni mirate alle persone legate al regime di Assad, tra cui lo stesso Assad, e applicare un embargo sul divieto di vendita di armi alla Siria. Indubbiamente l'impatto delle sanzioni sull'economia siriana è stato notevole, i proventi per esempio del petrolio sono stati dimezzati, ma alla fine la loro applicazione non è certo riuscita nell'effetto sperato, cioè far cadere il regime. Nel giugno 2011 la Clinton ha dichiarato che Assad stesse perdendo legittimità, che il suo regime fosse ormai agli sgoccioli. Per il momento la storia ha dimostrato il contrario. Importanti funzionari occidentali avevano sempre avvisato che Assad non era in bilico.
Ambasciatori in Siria come l'americano Robert Ford, oppure il francese Éric Chevalier o il britannico Simon Collis erano proprio di questa opinione. Lo stesso Collis scrisse nel luglio 2011 che, sebbene avesse le mani sporche di sangue, Assad poteva contare probabilmente sul sostegno di circa 30-40% della popolazione. In effetti, l'unico sondaggio condotto dall'inizio dello scoppio della guerra, cioè quello della britannica Orb International, riportava che il 47% dei siriani intervistati supportava il governo di Assad, mentre il 26% il fronte ribelle. Il dato poi sarebbe diminuito nel 2018, circa il 40%, con anche il fronte di opposizione sceso al 15%. Quanto siano affidabili questi dati, sinceramente, io non ve lo so dire. Il campione di persone analizzate era 1000. Ma come sempre si tratta di fede quando si parla di sondaggi. Ed è cosa buona e giusta che con la fede io vi lascio in attesa della parte 2. Io e Matteo ci siamo ammazzati di lavoro per far sì che passassero pochi giorni tra il primo e il secondo episodio. Spero sinceramente che vi rendiate conto che questo e il prossimo video sono stati realizzati non da un team, ma da due sole persone. Che il servizio di informazione statale si faccia le sue domande e si dia le relative risposte. La parte 2 sarà ancora più densa perché parleremo delle motivazioni della guerra e delle questioni delle armi chimiche. Presumo che non vogliate perdervela, per aspera. Ancora un ringraziamento va a Conflict of Nation per questo video. Vi ricordo, l'offerta valida per soli 30 giorni, cioè basta cliccare nel link in descrizione e otterrete un bonus di 13.000 unità d'oro e un mese premium gratuito. Se non sopportate il diritto internazionale, Conflict of Nation è il posto giusto dove sfogarvi. Per aspera, ad Astra.